Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo arrivati al nostro quinto appuntamento con la lezione di Interval Training, quindi bentrovati a tutti i ragazzi dell'associazione Respiriamo Insieme. Oggi il focus della lezione, al contrario della settimana scorsa, dove avevamo lavorato un pochino più intensamente sugli adduttori, oggi andiamo a lavorare sugli abduttori, quindi ok, un po' più di attenzione verso questa zona delle nostre gambe. Perfetto? Ragazzi, si parte, abbiamo sempre una fase, un piccolo riscaldamento, poi una fase cardio, una fase tono, una fase cardio, una fase tono. Le fasi tono verranno eseguite solo ed esclusivamente al pavimento con il nostro tappetino o tappeto o asciugamano. Buona lezione a tutti! Ok, ricordiamoci qual è il nostro focus, eh? Il respiro. Marcia semplice. Dentro dal naso, fuori da una piccola fessura della bocca, ginocchia morbide ragazzi, eh? Ok? 2, cominciamo a scaldare gli adduttori. Vai! Tieni le ginocchia morbide. 4, 3, solo l'adduttore destro. 4, 3, 2, solo il sinistro. 4, 3, 2, adduco, adduco. Solo il destro. 3. La sensazione di bruciore che sentite, non vi preoccupate, è normale, eh? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3. Me lo porti in diagonale. Di là. Di là. Di là. Vai a sinistra. Vai a destra. Ragazzi, occhio al ginocchio, eh? Di qua il ginocchio sinistro, di qua il ginocchio destro. Ora, me ne dai uno di qua e tre di qua. Ripeti, uno.
e 3. Continua così. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 3. 2. 1. Aspetta. Sì, questa è la frase, ragazzi, eh? La frase d'inizio della fase cardio. Ok? Ci riproviamo? Singolo, singolo, 3. Vai. Occhio. Diventa adduzione. Anziché la flessione dell'anca, spingi la gamba in fuori. Vai. C'è? Vi ricordo che in questo tipo di sequenze diamo sempre modo a tutti di poter fare tutta la lezione, ok? Prima di fare quel movimento successivo, quindi di seguirmi, controllate che è un movimento che possiate fare tranquillamente. Si va. Stessa gamba, ma cambiano. E, e. Uno, due, tre. Vai. Vai. Ha, ha, ha. Ha. E c'è un perché. Lo vedrai tra poco. Vai. Guarda cosa faccio. Hai visto? Ho messo un saltello tra il secondo, il primo e il secondo e il terzo. Pa, saltello, saltello, torno a casa. Touch, recupera. Ok? Il saltello ovviamente ci fa aumentare il battito cardiaco, quindi anche la richiesta di ossigeno. Per questo dovrete sempre, sempre, sempre coordinare il vostro respiro con quello che state facendo, ok? Io lo faccio in maniera molto sonora, in modo che possiate seguirmi. 4, 3, 2, si va e... Fammi vedere. Su. Su. Prima, seconda, terza. Su. Su. Prima, seconda, terza. Vai. Ha. Ha. Prima, seconda, terza. Ha. Ha. Su. Su. Prima, seconda, step touch. Ok? Ragazzi, ci siamo, eh? Quasi fatto. Ora, sui due singoli, se vuoi,
mi metti un piccolo saltellino, ok? Che io farò molto molto piccolo per via del mio piccolo infortunio, quindi lo accenerò appena. Ognuno di voi metterà questo saltello nell'abduzione singola esattamente secondo il vostro grado di allenamento. Si va. Ha. Pa. Pa. Piccolino. Piccolino. Ha. La. Pa. La. Piccolo. Piccolo. Ha. Su. 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 Piccolo. Piccolo. Ha. La. La. Ancora. Piccolo. Piccolo. Il primo. Il salto, ritorno, piccolino, sollevo, piccolino, sollevo, primo, il salto, si va, vai. Ha, pa, pa, su, su, uno, la, la, fammelo vedere, vai, salta, salta, il primo, il secondo, il terzo, salta, salta, il primo, il secondo, il terzo, ultima volta, vai, ha. Il primo, il secondo, il terzo, salta, salta, il primo, il secondo, il terzo, step touch, ottimo, perfetto. Respira, riporta un attimo giù il cuore, eh? Marcia! Apri, chiudi, apri, fuori, inspira, S, in, ok, come va ragazzi? Ottimo, prendiamo il nostro tappetino, tappeto, perché andiamo sulla fase tono a terra. Ci siamo? Parto con la mia gamba destra, dalla quadrupedia, eh? Ricordati sempre la posizione corretta quadrupedica per cominciare gli esercizi, eh? Mi raccomando, mani alla stessa distanza delle nostre spalle, un poco più avanti della linea delle spalle vista di profilo, dita delle mani belle aperte, appoggio sui mignoli, addome tenuto ragazzi, eh? E abduco, là, torno, ragazzi lo sguardo è giù al tappetino, eh? Vai, 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 ancora, e, 8, 7, 6, 5, anche qui stiamo usando gli abduttori, eh? 4, 3, porto il ginocchio su e lo stendo, 1, stendo, torno, vai, 1, stendo, torno, vai, il tuo gomito sinistro non si deve piegare, eh? Vai, ancora 4, vai, ancora 3, vai, ancora 2, vai, ancora 1, vai, torna, allungo un attimo, indietro, e ritorna, parti con la gamba destra allungata indietro, punta della scarpa che tocca il pavimento, disegno un semicerchio, tac, pac, ha, ha, da dietro al lato, eh, cerca di controllare il busto, mi raccomando, forte l'addome, vai, 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 8, 7, 6, 5, la punta della scarpa non struscia il pavimento ragazzi, eh? 3, 2, 1 e giù, ok, perfetto, da questa posizione cambia semplicemente lato, io mi metto sempre a favore dello schermo, con la gamba che dovrà lavorare, quadrupedia, si va, vai, 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 spingi, su, spingi, spingi,
Ha. Ha. E. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 4. 3. Vado su col ginocchio e lo stendo. Vai. Fa. Giù. Vai. Stavolta è il gomito destro che non si deve piegare, eh? E vai. Ultimi 4. 4. 3. 2. 1. Allunga un attimo. Giù, recupera. Torna. Parti con la gamba sinistra, allungata dietro, ricordati, semicerchio, la gamba viene di lato, si va, vai. Ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorna in quadrupedia, perfetto, ti metti in posizione, prona, giù, pancia sotto, ok? Porta le braccia completamente di lato, aperte, mantieni la punta del naso al tappetino, da qua le gambe si alzano, si separano, si chiudono, scendono, alzi, separi, chiudi, scendi, alzi, separi, chiudi, scendi. Alzi, separi, chiudi, ancora, vai, su, ha, la, giù, su, ha, la, giù, su, ha, la, giù, su, la, me lo fai le ultime 4 volte? Vai, ha, ha, ultime 3, vai, ha, ha, ultime 2, vai, ha, ha, ultima, vai, ha, ultimissima e last, perfetto, allunga bene la schiena, torna con il sedino verso i talloni, ci siamo? Sì, sì? Ottimo, torna, panca, posiziona bene le mani a terra alla stessa distanza delle spalle, allunga la gamba destra, allunga la gamba sinistra, stai, tieni l'addome, forte, fortissimo ragazzi, eh? Ok? Da questa posizione vi chiedo di girare i piedi verso lo schermo, anzi, al contrario, lontano dallo schermo, giro, torno, verso lo schermo, giro, torno, lontano dallo schermo, torno, verso lo schermo, lontano dallo schermo, stai un attimo e torna. Verso lo schermo, stai un attimo e torna. Lontano dallo schermo, stai un attimo e torna. Schermo, occhio adesso e vado lontano dallo schermo. Scendo, salgo, torno. Schermo, scendo, salgo, torno. Scendo, giù, salgo, torno. Poggio, giù, salgo e vai. La, e, ha, su. Vai, e, la, su, vai, e, la, su, vai, e, la, e torno, poggio, ok, rilassa le spalle, poggio le braccia a terra, inspira, ok, inarca la schiena, guarda in alto, tieni lo sguardo tra le mani, fuori l'aria. Perfetto. Ok. Ragazzi, togliamo il tappetino. Seconda parte cardio. Se avete bisogno di bere un attimino, di asciugarvi prima di ricominciare la parte cardio, mettete un attimo in pausa sul video e ci rivediamo appena avete fatto, eh? Ok? Eccoci tornati per la seconda parte cardio, ragazzi. Ci siamo? Ok. Marcia a destra. Vai. Ragazzi, direttamente
Creiamo la struttura per la seconda sequenza. Doppio step touch. Doppio. 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 Mi metti in mezzo due step touch singoli a destra e singolo, singolo. A sinistra. Singolo, singolo. Destra. Singolo, singolo. Sinistra. Si va. E destra. Abduco, abduco. Doppio sinistra. Abduco, abduco. Destra. Vai, vai. Ha. Ha. La. Pum. Ha. Ha. Pum. Ha. Ha. Pum. Ha. Ha. Pum. Ha. Occhio. Pum. È uno stop and go. Pum. Pa pa pa. Stop and go. Ha. Ha. Stop and go. Vai. Stop and go. Stop and go. Inserisco anche il primo la prima abduzione, quindi diventano tre. Po, 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 tre, due, uno, on, pa, pa, tre, due, uno, tre, pa, ancora, pa, pa, he, 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 po, ha, 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 step touch, recupera, ok? Quindi, se vuoi mantenere il doppio step touch laterale, lo puoi fare comunque se non ti senti di fare lo stop and go. Ok? Ci siamo? Altrimenti, stop and go, subito, abduco, abduco, abduco. Sì? Cioè, ragazzi, devo inserire ancora un incremento di struttura. Vai, insieme. Pum. Su, su, marcia. Pronti a ripartire, vai. Stop and go. Su, 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 marcia. Si va. Pa, 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 he. E marcia. Si va. He, pa, pa, he. Marcia. La marcia diventa una corsa. Po. Ha, ha, ha. Si va. Ha, ha, corsa. Si va. Ha, ha, corsa. Si va. Ha, ha, corsa. Si va. Tu. Ehi. Si va. Su. Su. E corsa. Ancora, ancora. Vai. Po. Pa, pa. Tre. Due. Corri. Si va. Giù. Ha, ha. Tre. Due. Uno. Corri. Vai, vai. Stop and go. Su. Su. E corri. Si va. Stop and go. Tre. Due. Corri. Recupera un attimo, touch. C'è? Ottimo. Ragazzi, la corsa deve avvenire girando, ok? Girando sul posto, verso l'interno della sala. Quindi, quando mi sposto a destra, giro verso sinistra. Quando mi sposto a sinistra, giro verso destra. Pronti? 4, 3, 2, stop and go. Stop and go. 3, 2, 1. E stop and go. E vai. Si va. E. La. 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 Si va. Ha. Ha. E. Si va. Ha, ha, e si va, ha, ha, si va,
Ancora, vai, stop and go. Gira. Si va. Stop and go. 3, 2, gira. Step touch. Ragazzi, mi raccomando, cercate di mantenere forte la corsa nonostante stiate girando, eh? Ok? Non lesinate sul movimento delle gambe, eh? Le ginocchia dovrebbero essere comunque ad una certa altezza. Ovviamente trattandosi di una corsa veloce non sarò mai in grado di portare le ginocchia all'altezza dei fianchi, ma ci proviamo, eh? 8, 7, ultima volta abbiamo fatto, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, si va, vai, stop and go, su, e, si va, e, stop and go, su, su, e, 4, 3, 2, 1, vai, ha, ha, e, 4, 3, 2, 1, vai, aha, su, 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 4, 3, 2, si va, stop and go, ha, ha, e, 4, 3, 2, si va, e, stop and go, su, 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 giro, giro, ultima volta, vai, vai, e, destra, ha, giro a sinistra, 4, 3, 2, si va, e, sinistra, 3, 2, giro a destra, ok, touch, ok, ragazzi, perfetto, vai, è andata, ok, recupera un attimino, respira, forte dentro dal naso, mi raccomando, riportate giù il ritmo cardiaco, cercate di fare delle respirazioni sempre più ampie e sempre più dilungate, eh? Tra fase inspiratoria e fase espiratoria. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Ok, ragazzi, tappetino per l'ultima parte, eh? Mi sdraio. Sì? Sono sul fianco sinistro perché voglio lavorare sempre con la gamba destra per primo, eh? Ok? Questa è la posizione anca flessa ginocchio piegato, ok? Del mio lato sinistro. Mano sotto la nuca. E da qua tengo la gamba orizzontale, la sposto in avanti, spingo bene la pianta del piede verso lo schermo del televisore o del tablet o del telefonino, eh? Mantienila in spinta, scendi e sali, vai, in, 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 vai, 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 ancora 8, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e riporta la gamba orizzontale lungo la linea del corpo, eh? Sistemati bene, mantieni sempre della gamba sinistra anca flessa, ginocchio piegato, ok? Ragazzi, busto stabilizzato, abduco. Brucia? Deve bruciare, ragazzi, eh? 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, e recupera un attimo, ok, incrocia le gambe, metti l'altra mano dietro la nuca, poggia l'altro braccio al pavimento, vieni su in crunch, mantenendo il petto in posizione completamente laterale, si va, e su, su, vai, spingo, il braccio di terra ti aiuta, e ti dà una piccola propulsione per aiutare il busto a salire in crunch,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimani su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, scendi giù, perfetto, metti la mano sinistra sotto la nuca, la mano destra poggiata davanti al petto, occhio, tocco, su, scendo, su, tocco, su, scendo, su, tocco in avanti, e di lato, vai, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la rilasso, perfetto, sì ragazzi, ok, da questa posizione distendi tutte e due le gambe, questo è l'ultimo, eh? Mantieni la mano sinistra alla mano destra al pavimento e da qui sali, scendi, stacco, scendi, stacco, scendi, tieni la testa attaccata al braccio, ancora, vai, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e giù, rilassa. Ragazzi, cambiamo lato. Tutti gli esercizi, eh? Ok, mano destra sotto la nuca, mano sinistra davanti al petto. Stendi la gamba sinistra. Spingi bene il piede verso lo schermo, eh? Ok? Mantieni la posizione. Ti ricordi il primo? Scendo, tocco, risalgo. Si va. In. 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 Ancora 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Gamba orizzontale. Allunga. Tienila un attimo là. Riprendi bene l'allungamento della spina dorsale, stai sostenendo la testa con la mano, gomito bello verso lo schermo ragazzi, eh? Si va, abduzioni, vai, e... piega, ok, incrocio le gambe l'una sull'altra, poggia il braccio destro a terra, mano sinistra dietro la nuca, il braccio destro ti aiuta per salire in crunch, si va, vai, riallunga la gamba, vado ad effettuare un semicerchio, tocco in avanti, rialzo la gamba, tocco di lato, vai, e, uno, vai, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilassa, distendi tutte e due le gambe, ci sei? Distendi anche il braccio destro, eh? Testa bene poggiata sul braccio, non si stacca mai la testa dal braccio ragazzi, eh? Mano sinistra poggiata davanti al petto, si va e
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, e finalmente ti sdrai pancia in su. Ok, mantieni un attimo le anche fesse e le ginocchia piegate. Porta le mani, le braccia in apertura, con il palmo della mano rivolto verso il soffitto, eh? Stai là e respira profondamente. Respira, respira. Ok, fai cadere tutte e due le ginocchia adesso verso lo schermo. Benissimo, la tua gamba sinistra la stendi completamente, porti la gamba in posizione orizzontale e cerchi di portare l'interno del piede sinistro verso il pavimento. Se vuoi ti aiuti con la tua mano destra, afferri l'esterno del ginocchio e lo tiri in basso. E piego il ginocchio, torno, ginocchia dritta, dritte, fai un bel respiro, fuori l'aria, vai, fai cadere tutte e tre le ginocchia lontano dallo schermo e vai, stendi il ginocchio destro, allunga, spingi bene la pianta del piede in fuori e cerca di portare l'interno del piede verso il pavimento. Usa la mano per aiutarti. Cerca di mantenere più che puoi la spalla opposta al pavimento, eh? La tua spalla destra bella giù. E piego il ginocchio. Torno. Ok, da qua. Inspira, fuori l'aria contrai l'addome, sali, benissimo, afferra un attimo le ginocchia per allungare bene la schiena, sei in posizione di allungamento, ok, da qua distendi completamente la gamba sinistra, afferra forte il ginocchio destro con tutte e due le braccia, lo tiri un attimo a te, cercando di allungare ancora di più la schiena verso l'alto. E adesso, con il tuo braccio sinistro, afferri il ginocchio destro e vai in torsione con il busto verso lo schermo. Schiena sempre lunga, ragazzi. Lascia andare. Cambia le gambe. Con tutte e due le braccia afferra il ginocchio sinistro davanti a te e lo tiri bene su verso l'alto. Raddrizza bene la schiena. E vai, con il braccio opposto afferri bene il ginocchio, vai in torsione del busto, lontano dallo schermo, mi raccomando, allunga bene, e torno, ok, ti siedi di lato, appoggi le mani a terra, riporta bene il peso sull'avampiede. Lascia il collo rilassato morbido. Fai un bel respiro dal naso, butta bene fuori l'aria dalla bocca svuotando il più possibile la cassa toracica mentre distendi le ginocchia, porti i taloni al pavimento e richiamando l'addome, srotoli la schiena verso l'alto. Ok, perfetto. Sciogli un attimino le spalle, piccolissime circonduzioni. E abbiamo fatto anche per oggi, ragazzi. Grazie a tutti di nuovo per essere stati con me. E la lezione è stata nelle fasi cardio sicuramente meno intense di quelle dell'altra volta, ma perché volevo che la vostra attenzione, il vostro focus fosse un pochino più indirizzato agli adduttori, ok? E ovviamente
dopo questo tipo di lezioni, un giorno dopo, 2 giorni dopo, riusciamo a sentire gli effetti del lavoro svolto durante l'allenamento. Quindi è perfettamente normale se dopo la lezione di giovedì scorso avete avuto doloretti muscolari agli adduttori, e come sarà perfettamente normale se da domani o dopodomani avrete doloretti muscolari agli abduttori. Ok? Quindi non vi preoccupate, perché i dolori quando ci sono è buono che ci siano, vuol dire che il muscolo ha lavorato intensamente, che si sta rinforzando e che si sta rigenerando, ok? Per creare un nuovo tessuto che vada ad aiutare le fibre già esistenti a diventare ancora più forte e stabile, ok? Ragazzi, vi auguro buon proseguimento, buona giornata e soprattutto respirate. Attenzione a chi soffre di allergia come me. E ricordatevi sempre che la vostra attenzione deve essere rivolta all'inspirazione dal naso oppure dalla bocca, anche quando fate delle semplici camminate all'aria aperta. Ok? Buon proseguimento e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.